Ci ha mettato 10.000 pani nel cazzo, le alghe, per tuffi. Guadagna una barca di soldi. Ma quando eravamo laggiù, io non mi ero mica accorta che lui era così tagliato per gli affari. Era fumato dal mattino alla sera. E non facevamo altro che scopare come ricci. Quando invece sono tornata, quasi non me lo ricordavo. Grazie. C'avevo 10.000 casini con il mio locale. Invece quel giorno me lo trovo lì davanti tutto sorridente. Lui, lo stronzo. E io ero lì, con i cavoletti di Bruxelles in mano, e lui mi fa... Ciao cucciola. Cucciola a me non me l'aveva mai detto nessuno. Da allora, quando lui fischia, io corro. Ma ti sto tramortendo, ecco, tutte queste chiacchiere. No, no. Insomma, loro ti hanno dimenticato nell'autogrill e tu hai deciso di fare un bidone. Vabbè, non un bidone. È che vorrei tornarmene a pescare. Non mi capita mai di stare tutta una giornata da sola a casa. Ci stanno sempre un sacco di cose da fare. Sai che per me, fino a poco tempo fa, casalinga era quasi una parolaccia. Adesso invece un po' io vi invidio. Oh Cristo santo, ti ho offesa? No, no, prima lavoravo pure io. Ah sì? E che cosa facevi? Per un periodo ho lavorato con mio zio che c'aveva un ferramenta. Poi dopo ho dato una mano a mio marito nella contabilità. Lui c'ha una piccola ditta di sanitari, di infissi in alluminio col fratello. E poi, poi dopo sono venuti i bambini. Ah, e quanti anni hanno? Uno c'ha quasi 18 anni e l'altro 16. Fischia, ti sei sposata giovane te? 21 anni. 21 anni. Io ho 21 anni e ero a Copenaghen a fare il mio secondo aborto. Certo, la mia vita sarebbe stata diversa. Sarei una madre insopportabile, su questo non ci piove. Ma perché dici così? Lei è Giudice? No. Io avevo capito che abitava là. Ci va per lavoro? Non proprio. Mio fratello, prima di trasferirsi in Germania, ci ha abitato 2 anni a Udine. Mi ha invitato un sacco di volte ad andarci, voleva portarmi a Venezia. Io non ci sono mai stata. Lei non è mai stata a Venezia. No. Se vuole la porto io, ci devo passare. Lei guida?